questa commemorazione o questo ciclo che comincia, speriamo, di conferenze commemorative dell'eredità del Cardinale Martini, questa occasione merita un pochino di formalità e di solennità, quindi da un certo punto di vista sono contento e vi ringrazio già della pazienza nell'ascolto. E allora lasciatemi proprio cominciare da qui, dal dire quanto sia importante, io credo, questa commemorazione, perché l'eredità del Cardinale Martini, come abbiamo ascoltato dal professore Bonetti, è oggi fondamentale e particolarmente più significativa nella prospettiva che avete voluto scegliere proprio per questa prima Martini Lecture, quella degli esodi forzati, come dice il titolo, più ampiamente dei movimenti di rifugiati e di migranti e del vasto pubblico dibattito che hanno generato. L'impegno di Carlo Maria Martini, lo abbiamo ascoltato, per la giustizia sociale e per la ricomposizione delle divisioni attraverso il dialogo costituisce senza dubbio un contributo essenziale a questo dibattito. È un impegno che ha avuto un'influenza determinante nel definire l'identità contemporanea di Milano, in tempi in cui la solidarietà diventa sospetta e si fa addirittura schernire, in tempi in cui la differenza ci è presentata come una minaccia, quell'impegno ha saputo rispecchiare il senso radicato di umanità proprio dei milanesi, nonché la ricchezza e la vitalità che la diversità in una città come Milano non può non portare con sé. È quindi un privilegio davvero speciale e di cui vi sono estremamente riconoscente tenere questo discorso a Milano, la città che ha plasmato la mia educazione, se mi consentite un piccolo cenno personale, i miei valori e le mie idee, e la città che partecipa in prima linea e spesso con il coraggio dell'eccezione al dibattito nazionale e globale sulle migrazioni, sull'ospitalità, sull'asilo e sull'integrazione. Storicamente, lo ha detto già il magnifico rettore, Milano è sempre stato un punto di convergenza fra l'Europa d'Oltralpe e l'Italia, fra nord e sud, fulcro di un vasto movimento fatto di persone, idee, culture, commerci. Come altre città globali, Milano ha prosperato grazie anche alla propria capacità di accogliere e di integrare popoli ed eserciti, dinastie e artigiani, intellettuali, imprenditori. Oggi abbiamo quasi dimenticato lo straordinario cambiamento portato nella città dalla migrazione italiana del dopoguerra, specialmente dal sud, tanto questo cambiamento è diventato parte integrante e indispensabile, direi, della città. Sarebbe bene ricordarsene, mentre assistiamo a un nuovo flusso di arrivi, quello di rifugiati e migranti da oltre il Mediterraneo. Un movimento ancora in atto, ma un movimento che, spero qui di non parlare a sproposito se lo definisco un obiettivo martiniano, che dobbiamo rendere parte una volta di più, questo movimento della storia della città. Una storia che, come sappiamo, è fatta di progresso economico, di innovazione sociale e tecnologica, di arte e di cultura. Il senso così lombardo di appartenenza e una ricca identità civica devono infatti andare insieme con una mentalità aperta e restare fermamente in relazione, in dialogo, per usare un concetto cardine di Martini, con un mondo vibrante e interconnesso, definito non da stati-nazioni, non da rigidi confini, bensì dalla nostra storia condivisa di essere umani. Oggi parlerò della cosiddetta crisi globale dei rifugiati, forse sarebbe meglio dire delle plurale crisi di rifugiati attraverso il mondo. Persone strappate alle proprie case dagli sconvolgimenti politici, dalle repressioni, dai conflitti e dalla violenza. In Italia e in Europa oggi il dibattito è purtroppo diventato fonte di profonde divisioni, un punto di rottura rispetto al quale
le ansie della globalizzazione sono spesso manipolate a fini politici. In un momento tanto cruciale, il messaggio di dialogo del Cardinale Martini e la tradizione di Milano fatta di solidarietà, carità e impegno sociale, cattolica e laica, sono dunque più che mai, io credo, di rilevanza vitale. Si parla oggi e sempre più spesso di crisi dei rifugiati. È vero che il numero delle persone sradicate dalle proprie terre, da conflitti, violenze e persecuzioni, come abbiamo ascoltato prima dalla dottoressa Furlanetto, è in crescita. Il numero totale delle persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenze, persecuzioni, malgoverno, fuori e dentro i confini dei propri paesi, ha superato per la prima volta i 70 milioni, di cui circa 25 milioni possono essere considerati rifugiati a tutti gli effetti perché hanno attraversato una frontiera e a volte più frontiere, in cerca di quella che noi, in modo più tecnico, chiamiamo protezione internazionale. Questo è un numero raddoppiato rispetto a qualche anno fa. E questi movimenti certo hanno avuto conseguenze globali, ma l'impatto più profondo, l'impatto più immediato si è prodotto sui paesi in via di sviluppo, dove sono accolti, come abbiamo ascoltato, più di 8 rifugiati su 10, oppure su quegli stati fragilissimi che sono teatro dei conflitti che provocano loro stesso il movimento di persone e inoltre lo sfollamento di decine di migliaia di persone all'interno dei propri confini. Invece la percezione prevalente è che la crisi dei rifugiati affligga soprattutto i paesi ricchi. È una percezione alimentata dalla retorica politica, quella per intenderci dell'invasione, che continua a trovare sostenitori, che poggia su un nodo molto complesso di paure abilmente manipolate e di pregiudizi coltivati ad arte e che, come abbiamo visto appunto solo qualche giorno fa in Nuova Zelanda, può giungere a conseguenze terrificanti. La realtà è ben diversa. Questo è il primo messaggio che vorrei trasmettere oggi. È nei paesi, lo dico ancora, resi fragili da guerre e violenze, nelle comunità di frontiera, nelle periferie e spesso nelle zone più povere di quei paesi e delle regioni prossime alle aree di conflitto che la crisi dei rifugiati è acuta, è drammatica ed è vera. Prendiamo la situazione nel Bangladesh. Negli ultimi 4 mesi del 2017 sono arrivate oltre 650.000 persone di etnia Rohingya, attraversando il confine del loro paese, il Myanmar, traumatizzate, esauste e disperate, in fuga da una brutale operazione militare durante la quale migliaia di membri della loro comunità sono stati uccisi e le loro case e villaggi distrutti. Ho visitato la regione di Cox Bazar, una delle più povere del Bangladesh, poche settimane dopo l'inizio di quella crisi. I rifugiati erano ammassati a migliaia, in alloggi improvvisati ai bordi delle strade, nelle foreste, a ridosso delle colline, mescolati ai loro compatrioti che già si trovavano in quella regione frutto di esodi precedenti, quasi 1 milione di persone in una delle zone geograficamente ed economicamente più svantaggiate del paese e forse del mondo. E in mezzo a quella miseria terribile e disperata, nel caos dell'emergenza che vi lascio immaginare, la popolazione locale del Bangladesh si era organizzata per aiutare i rifugiati. Un'operazione umanitaria disordinata e spontanea, ma efficace e indispensabile, direi, a salvare vite in pericolo e dare un po' di conforto. Mentre il governo del Bangladesh, mantenendo aperte le frontiere per tutta la durata della crisi, assicurava un rifugio relativamente sicuro ai fuggiaschi e dava spazio a quella prima risposta di emergenza. La crisi della comunità Rohingya, una minoranza musulmana in Birmania,
popolazione strappata alla propria terra da violenze e da persecuzioni dopo decenni di esclusione, di discriminazione, di fughe ripetute, costituisce un esempio molto illuminante di molte delle emergenze su larga scala che oggi provocano movimenti di massa di rifugiati in paesi con risorse limitate. Esemplifica chiaramente come le conseguenze di queste crisi abbiano l'impatto più forte nel sud del mondo, ma illustra anche un fenomeno sorprendente, come spesso le comunità di quegli stessi paesi siano le prime a condividere alloggio, terra, cibo, acqua con le persone in fuga. Non è retorica, l'ho visto in molti paesi, non solo in Bangladesh, in centinaia di villaggi africani, alle frontiere di paesi martoriati dalla guerra, come la Siria, negli stati del Sud America, alle cui porti oggi bussano milioni di venezuelani in fuga dal collasso delle infrastrutture, dell'economia e delle istituzioni. E quasi sempre questa risposta solidale non diventa, come purtroppo troppo spesso accade oggi in Europa, oggetto di negoziato politico o di manipolazione mediatica, ma esprime con spontaneità i valori propri a tradizioni, culture e società molto diverse, ma tutte ugualmente aperte al concetto profondo di asilo. In altre parole, testimonia di un imperativo umanitario che è condiviso nelle principali tradizioni culturali e religiose e si rispecchia nel diritto internazionale. In Siria, 8 anni di conflitto hanno costretto alla fuga quasi metà della popolazione prebellica, compresi 5 milioni di rifugiati nei paesi vicini e un altro milione venuto in Europa e in altri paesi. Per la stragrande maggioranza dei rifugiati siriani accolti nei paesi della regione, la vita resta una battaglia quotidiana, così come per le comunità che li accolgono. Anche qui l'accoglienza di quelle comunità è notevole, come ho potuto constatare solo qualche giorno fa in Libano. Giocano naturalmente legami sociali e familiari, una forte tradizione di ospitalità locale, una storia multiculturale, specialmente in Libano, segnata dalla diversità. Però le sfide sono molte, non dobbiamo sottovalutarle, e si stanno aggravando. La storia del Libano è anche costellata di fratture, le complesse dinamiche politiche regionali e locali, l'impatto sociale, economico e politico del vicinissimo conflitto siriano, tutto questo è molto significativo e molti rifugiati cominciano a far fronte a forti ostilità e a forti discriminazioni. E lo stesso accade in Giordania. Quindi non dobbiamo sottovalutare o considerare che questa accoglienza succede sempre e non ha nessun costo e non ha nessun prezzo. Un altro esempio, quello della Colombia, un paese che sta provando a uscire, come sapete, da decenni di conflitto civile e fatica a gestire il flusso massiccio di persone del Venezuela, flusso che è andato crescendo negli ultimi tempi. Nelle zone in cui in Colombia la pace è più fragile, le comunità locali ancora una volta condividono cibo e spazio con i nuovi arrivati. Io ricordo una visita di qualche mese fa, una comunità di sfollati colombiani vicino alla città di Cúcuta, quindi una comunità esiliata all'interno del proprio paese dal lungo conflitto fra governo e gruppi armati, che ci ha spiegato, questa comunità, come si era organizzata per condividere scarsissime risorse con i venezuelani in arrivo attraverso la frontiera. E un ultimo esempio, l'Etiopia. L'Etiopia continua ad accogliere quasi 1 milione di rifugiati che fuggono da diversi stati confinanti. Negli ultimi anni l'Etiopia è diventato un paese simbolo della messa in atto di valori di solidarietà, protezione e inclusione dei rifugiati, ma il prezzo è altissimo. In una regione dell'Etiopia, che si chiama Gambella, vivono oltre 400.000 rifugiati del Sud Sudan, che fuggono uno dei conflitti più devastanti nel mondo oggi.
Questi rifugiati sono più numerosi, ormai molto più numerosi, della popolazione locale. Tuttavia, nonostante questo problema, in gennaio l'Etiopia ha approvato, il Parlamento dell'Etiopia ha approvato una legge storica sui rifugiati che allarga il loro accesso all'istruzione e al mercato del lavoro e consente la registrazione legale dei documenti. Non è stato un processo facile. Come in altre parti del mondo, la presenza di rifugiati ha innescato un difficile dibattito politico, ma una leadership politica coraggiosa, ripeto, una leadership politica coraggiosa in Etiopia ha contribuito a definire un nuovo approccio alla questione dell'accoglienza in Africa, un esempio che è molto importante per tutto il continente e per il mondo intero. Questi esempi sono, come vedete, relativi a contesti diversi, ma illustrano l'impatto di cui ho parlato. E l'impatto di chi si trova in esilio è durissimo. Ogni giorno, l'abbiamo sentito prima, nel mondo sono migliaia di persone a dover compiere scelte impossibili. Mettetevi nei loro panni. Tornare a casa in situazioni fragili e molto spesso estremamente pericolose, restare dove ci si trova, arrancando spesso ai margini della società, spesso senza uno status giuridico sicuro, nella povertà più dura, oppure intraprendere viaggi molto pericolosi verso altri paesi, mettendo a rischio le proprie vite, nella ricerca senza certezza di maggiore sicurezza, di protezione, di un futuro stabile. Per alcuni questa opzione, rimettersi in viaggio, può apparire l'unica soluzione, in particolare in situazioni in cui il sostegno internazionale ai paesi di accoglienza è insufficiente, nella maggioranza dei casi, oppure là dove i diritti dei rifugiati sono limitati. E per i rifugiati che fanno questa scelta di ulteriori viaggi, comincia quasi sempre un'esperienza condivisa con quella dei migranti che hanno lasciato i propri paesi per altre ragioni. È importante ricordare che la stragrande maggioranza di questi ultimi, dei migranti, viaggia tramite canali regolari nel mondo, lo si dimentica molto spesso. I loro movimenti, i movimenti migratori, dipendono dalle politiche e dalle pratiche migratorie, appunto, e dalla domanda di lavoro dei paesi di destinazione. Ma gli squilibri economici e il divario tra paesi ricchi e poveri, che aumenta, uniti a una gestione sempre più inadeguata da parte dei governi, delle migrazioni e all'insufficienza dei canali legali di migrazione, risultano in un numero crescente di migranti che decidono di intraprendere il viaggio attraverso rotte illegali, in condizioni molto difficili. E queste sono le stesse rotte intraprese molto spesso dai rifugiati che fuggono loro non per scelta, ma per mancanza di scelte. Entrambi, dunque, rifugiati e migranti irregolari, si trovano quasi sempre esposti insieme a sfruttamento e abusi da parte di coloro i quali di queste rotte hanno fatto un'immensa e ramificata impresa criminale internazionale. Il fenomeno che noi chiamiamo dei flussi misti non è nuovo, ma è in aumento e ci pone davanti a sfide sempre più complicate. Le circostanze che spingono tutte queste persone a lasciare i propri paesi si sovrappongono: malgoverno, povertà, profonde diseguaglianze, degrado ambientale, assenza di risorse, carenza di acqua, insicurezza alimentare, effetti del cambiamento climatico. Tutto questo fa sempre parte degli stessi contesti su cui molte volte si innestano guerre e violenza. E i rischi gravissimi e spesso fatali a cui i rifugiati e migranti sono esposti sono molto simili. Entrambi i gruppi includono individui particolarmente vulnerabili, minori separati dalle famiglie, non accompagnati, donne vittime di tratta e di violenza, persone anziane e ammalate.
Detto questo, la mia organizzazione, e so che questo è un punto complesso, l'UNHCR ritiene che sia importante mantenere la distinzione tra i due gruppi, ma per meglio difendere i diritti specifici di entrambi. I rifugiati, indipendentemente da dove si trovano o dalle modalità di viaggio, godono anche di una serie di diritti in conformità al diritto internazionale, giustificati dalla impossibilità di poter far ritorno nei propri paesi di origine senza che la loro vita sia messa in pericolo. La gestione delle migrazioni internazionali invece è regolata da una serie differente di accordi, compresi quelli che prevedono il rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda non è stata accolta. La risposta a questi flussi misti quindi richiede un approccio coerente ma differenziato, che assicuri che i rifugiati siano protetti, tutelando allo stesso tempo la dignità e i diritti di tutte le persone in movimento, specialmente quelle più vulnerabili. È un'operazione complessa, ma possibile se si vuole farla. Proteggere i rifugiati e trovare soluzioni per i migranti è tra l'altro pienamente compatibile, che se ne dica, con una gestione efficace delle frontiere, che richiede però una stretta cooperazione fra stati a livello regionale e internazionale, data la natura transnazionale di questi flussi. Ed è proprio l'insufficienza, l'inadeguatezza, la mancanza di volontà politica, diciamo, attorno a questa cooperazione, specialmente in Europa, che ha trasformato in crisi un fenomeno molto serio, molto complesso, ma fondamentalmente gestibile. Tra gli elementi fondanti dell'identità europea del dopoguerra, soprattutto dell'Unione Europea, c'è senz'altro anche l'impegno a essere un continente di accoglienza e di rifugio. Nei decenni seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha sviluppato un sistema di asilo molto solido e relativamente efficace. Gli esodi, lo ha ricordato il professor Bonetti, gli esodi provocati dalle guerre dei Balcani negli anni 90 hanno messo alla prova quel sistema di accoglienza, ma lavorando insieme e rispettando i principi di base, gli stati europei al tempo hanno saputo gestire quella crisi. Una serie di fattori però ha cambiato lo scenario negli anni successivi. I flussi misti, appunto, soprattutto dall'Africa, lo sviluppo del traffico di esseri umani, la crisi finanziaria ed economica globale dal 2008 in poi, la crescita del fenomeno terroristico e finalmente la guerra in Siria, che ha causato un esodo immenso, come abbiamo detto, alle porte dell'Europa. Il sistema internazionale, soprattutto il sistema europeo, si è rivelato quasi subito incapace di risolvere il conflitto siriano. Milioni di cittadini siriani hanno capito rapidamente che la guerra sarebbe durata a lungo. Milioni di rifugiati siriani nei paesi confinanti hanno compreso che gli aiuti sarebbero rimasti scarsi e insufficienti, soprattutto in settori importanti come l'educazione e il lavoro. Il business dei traffici ha fiutato l'affare e centinaia di migliaia di persone dalla Siria e dai paesi vicini, ma anche da un vasto bacino di altri paesi d'origine, hanno preso la via dell'Europa nel 2015 e nel 2016. Il sistema di accoglienza europeo, costruito per flussi molto più piccoli, non ha retto. Politici senza scrupoli hanno gridato, continuano a gridare, all'invasione. Altri, forse la maggioranza degli altri, con rare eccezioni, hanno avuto paura a seguire la cancelliera Merkel nel suo coraggioso tentativo di promuovere un approccio insieme solidale e meglio organizzato. La cooperazione intereuropea si è frantumata. L'impressione di caos che ne è conseguita ha avuto effetti letali, offrendo uno sbocco concreto a una complessa rete di paure e di pregiudizi diffusi e fino ad allora relativamente latenti nelle società europee.
e hanno offerto un argomento vincente a coloro che hanno compreso il capitale di, hanno compreso il capitale di voti e di consenso che la stigmatizzazione di rifugiati e migranti portava con sé. Le apprensioni che sono state sfruttate da questa abilissima manipolazione globale non vanno naturalmente sottovalutate, sono reali e sono giustificate. Milioni di persone, soprattutto nei paesi industrializzati, si sentono, come sappiamo bene, abbandonate a causa della globalizzazione, frustrate dall'insicurezza economica e dalle crescenti disuguaglianze che le fanno da contorno. Chi è stato alla guida di quelle stesse società negli ultimi decenni, nella politica, nell'economia, nella cultura, non ha capito o non ha risposto in tempo. Le frustrazioni sono esplose, specialmente con la crisi del 2008. L'arrivo massiccio di rifugiati e migranti in Europa negli anni successivi ha offerto un bersaglio ideale sul quale riversare quelle frustrazioni e quei timori. Il risultato, in Europa e anche in Italia, è una società che non è mai stata, purtroppo, tanto frammentata e divisa dal dopoguerra a oggi. Rifugiati e migranti, come ho detto prima, sono diventati uno dei punti di rottura attorno al quale paure e incertezze si sono cristallizzate, agitate da questi politici irresponsabili, forse il punto di rottura più difficile, più grave e più discusso. In questo contesto, la narrativa prevalente è quella dei politici senza scrupoli, rigetto ed esclusione e basta. È una proposta che non ha fondamento e non risolve nulla, ma che ha un vantaggio molto grande, il vantaggio della semplicità di fronte a questioni che invece necessitano risposte molto complesse e dunque crea consenso. La realtà naturalmente è diversa. Innanzitutto il concetto di crisi, come ho detto, va sfatato. È difficile dirlo, ma va detto. Non c'è oggi crisi migratoria in Europa. Il numero di persone in arrivo sulle coste europee attraverso il Mediterraneo è calato ai livelli più bassi degli ultimi 5 anni. La risposta di accogliere rifugiati e migranti continua però a ricadere in modo sproporzionato, questo è vero, su un numero ridotto di stati dettato in larga parte dalla geografia: Italia, Grecia, Spagna e Malta. Quella di oggi in Europa quindi non è una crisi di numeri, è una crisi di solidarietà. Ciò che preoccupa invece, e molto, è che il tasso dei morti in mare sia cresciuto parallelamente alle restrizioni poste alle operazioni di soccorso e soprattutto quelle condotte dalle organizzazioni non governative. Nel 2018 6 persone al giorno sono morte nel Mediterraneo, 6 persone al giorno. Questa è una vergogna insanabile per il nostro continente. Il soccorso in mare e il diritto di richiedere asilo in Europa devono essere preservati. In occasione di recenti, anche recentissimi arrivi, sono stati raggiunti accordi per la distribuzione in vari stati europei delle persone che si trovavano a bordo. Molto positivo, io credo, ma non può continuare a essere negoziato ogni volta che ogni imbarcazione arriva alle coste europee. Insieme a un'altra organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, abbiamo presentato una serie di proposte all'Unione Europea per l'adozione di misure efficaci e praticabili che permettano agli Stati di condividere in maniera prevedibile le responsabilità legate agli sbarchi. Queste proposte riguardano le condizioni di accoglienza, il sostegno ai vulnerabili, le procedure di registrazione e di controllo più rapide e efficaci, una gestione più efficace delle decisioni relative alle domande d'asilo. Lo scopo è di assicurare che le persone che necessitano di protezione internazionale siano identificate rapidamente e ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno e che i migranti irregolari che non possono soggiornare legalmente siano trattati ai sensi dei loro diritti, secondo le norme che riguardano la migrazione e soprattutto in modo adeguato ed umano. I flussi verso l'Europa
e anche in altre parti del mondo, in America centrale, verso gli Stati Uniti per esempio, vanno visti però gestiti in prospettive anche più ampie. A valle, per così dire, è necessario e urgente che il sistema d'asilo europeo sia riformato. Il meccanismo di Dublino chiaramente non è più adeguato alla situazione attuale. Ma è a monte che la risposta deve diventare molto più lungimirante e strategica. Le persone in movimento attraversano una serie di paesi per poter giungere in Europa. Il più problematico è senz'altro la Libia, che è lacerata, come sapete, da un conflitto molto complicato. Qui una popolazione bloccata di rifugiati e di migranti vive in condizioni terribili, molti dei quali in centri di detenzione che sono tra i luoghi, ve lo dico, più spaventosi che io abbia visto nella mia pur lunga carriera umanitaria. È chiaro che l'Europa e l'Italia negli ultimi 2 o 3 anni hanno dato priorità rispetto alla Libia, soprattutto alla questione delle traversate e degli sbarchi, scegliendo di rinforzare l'azione della Guardia Costiera Libica per limitare le traversate. Bene, oggi l'85% noi stimiamo di coloro che cercano di lasciare la Libia su imbarcazioni irregolari viene intercettato e riportato a terra. E siccome a terra il conflitto continua e nessuna altra istituzione libica funziona come la Guardia Costiera o ha ricevuto le risorse per funzionare che ha ricevuto la Guardia Costiera, il destino di quelli che vengono riportati in Libia è di essere nuovamente esposti ad abusi, sfruttamento, torture e violenze. L'UNHCR e l'OIM sono presenti in Libia. Da più di un anno abbiamo moltiplicato gli sforzi per aiutare, nei limiti del possibile, migliaia di rifugiati e migranti bloccati nel paese. Aiuti umanitari là dove possiamo arrivare. Negoziati con autorità e gruppi armati per farli uscire dai centri di detenzione, quelli a cui abbiamo accesso. Rimpatrio volontario dei migranti che decidono di tornare a casa, evacuazione verso paesi terzi dei rifugiati che a casa non possono tornare. Sono sforzi immensi, costosi, portati avanti in condizioni di pericolo grave e continuo per il nostro personale, criticati da chi vorrebbe che facessimo di più, e ha ragione, stigmatizzati da chi sostiene che avalliamo un sistema di sfruttamento, avversati dalle milizie armate che controllano gran parte della Libia e traggono vantaggio dal traffico delle persone. Ma sono sforzi necessari e li continueremo. Più di 37.000 migranti hanno fatto ritorno nei propri paesi grazie all'OIM. Attraverso il programma di evacuazione di cui ho parlato, più di 3.000 rifugiati a rischio sono stati trasportati direttamente in Europa, soprattutto in Italia, oppure in Niger, che è il paese vicino, per essere poi trasferiti in altri paesi. Certo, si tratta di gocce nel mare rispetto alla vastità del problema, le cui reali dimensioni nessuno conosce veramente. Ed è importante che nessuno, ripeto, nessuno strumentalizzi la nostra presenza in Libia per esonerare l'Europa dall'accoglienza di coloro che arrivano nel continente e soprattutto per non agire di concerto, insieme, senza litigare, strategicamente, per trovare d'urgenza una soluzione al conflitto libico. Ma dobbiamo guardare anche al di là della Libia, sempre più a monte. L'Europa investe molte risorse nelle operazioni umanitarie e nello sviluppo economico in Africa e in Medio Oriente. È chiaro però che queste risorse non sono indirizzate strategicamente, non sono sufficienti ad affrontare le cause profonde dei movimenti irregolari, soprattutto povertà e questioni climatiche. E dall'altro, per partecipare in modo più coerente e concertato, come ho detto prima, alla risoluzione politica dei conflitti che causano movimenti di rifugiati.
Nel frattempo è anche necessario stanziare più aiuti e a più lungo termine in appoggio ai paesi che ospitano, come ho detto, la grande maggioranza dei rifugiati nel mondo, per evitare che quei rifugiati intraprendano viaggi pericolosi e spesso non necessari. Ricordo che solo per parlare della mia organizzazione, le nostre operazioni nei grandi paesi d'asilo africano restano fra le più difficili da finanziare. L'argomento che gli aiuti sono già ingenti e hanno raggiunto il massimo del loro volume, un argomento frequente tra i governi donatori, non è solamente discutibile, è anche strategicamente sbagliato. Senza una maggiore condivisione di risorse, le disuguaglianze tra paesi e società aumenterà, rendendo i movimenti di popolazione sempre più complicati e sempre più ardui da gestire. E anche i programmi cosiddetti di reinsediamento, tramite quelli che in Italia oggi vengono chiamati corridoi umanitari, altri canali, devono essere potenziati. Nell'ottobre del 2017 avevo chiesto la disponibilità di 40.000 posti per il reinsediamento di rifugiati da 15 paesi di asilo e transito lungo le rotte che portano al Mediterraneo. Abbiamo ottenuto la disponibilità di quasi tutti questi posti, 39.000, compresi circa 14.000 assicurati da stati dell'Unione Europea. Dunque è possibile, ma non deve essere solo, come è stato il caso negli ultimi tempi, quando la pressione degli arrivi aumenta. È uno sforzo che va sostenuto, perché serve da valvola di sicurezza, specialmente per i rifugiati più a rischio, per i cui le garanzie di protezione in molti dei paesi vicini alle guerre non sono sufficienti. Vi ho parlato delle crisi, quelle vere. Ho cercato di spiegarvi quali sono le cose che secondo noi vanno fatte per affrontare i fenomeni dei flussi migratori. È un contesto difficile, non lo nego. Forse mai nella storia quasi settantennale della mia organizzazione ci siamo trovati di fronte a sfide così complicate, soprattutto nella sfera politica. Ma prima di terminare vorrei condividere ancora qualche pensiero più ampio sulla resilienza della solidarietà e su come trasferirla sul piano istituzionale per renderla più universale e più efficace insieme. La convinzione che proteggere chi è perseguitato e aiutare chi è stato sradicato dalla propria terra fa parte dei fondamenti morali delle società. La convinzione che questi fondamenti richiedano di agire e cooperare con spirito umanitario e efficacia al tempo stesso, questa convinzione esiste ancora. Negli ultimi anni, in mezzo al frastuono a volte assordante del linguaggio ostile di certa politica, abbiamo continuato ad assistere a gesti forti di solidarietà in molti paesi, inclusa l'Italia, da parte della società civile, delle associazioni, dei rappresentanti religiosi, del mondo dell'imprenditoria e della scuola, di figure eminenti dello sport e della cultura. Molte, moltissime persone, più di quanto si sappia, hanno contribuito ad accogliere i rifugiati e ad aiutarli ad integrarsi. Forse ancora più importante c'è consapevolezza che rifugiati e migranti sono anche e soprattutto persone che danno contributi importanti alle nostre società. Ammesso che la loro integrazione è un tema che richiederebbe una discussione separata, ma che naturalmente è fondamentale, venga incoraggiata e sostenuta come un'occasione provvidenziale di arricchimento nella diversità, per citare il cardinale Martini. Gli esempi sono tanti, le comunità, ve ne faccio solo qualcuno, la comunità di Torre Melissa in Calabria, che coraggiosamente ha salvato, strappandoli al mare, un gruppo di 50 rifugiati e migranti naufragati dopo che la loro imbarcazione si era capovolta qualche settimana fa. Le migliaia di persone che si sono messe a disposizione per diventare tutori di minori non accompagnati e separati. Le dozzine di famiglie che hanno aperto le proprie case ai rifugiati attraverso il programma Refugee Welcome Italia.
i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di tutto il paese e di moltissimi altri volontari che dedicano 4 ore ogni settimana per insegnare l'italiano ai rifugiati. Le aziende italiane sono sempre più numerose, abbiamo avuto un evento molto significativo a Solombarda ieri sera, che assumono rifugiati e sostengono la loro integrazione, facendo il possibile per prevenire e combattere xenofobia e razzismo. E tutte quelle città, compresa Milano, che si sono poste alla testa della solidarietà organizzata, innovando l'accoglienza nell'ambito di identità civiche che sono forti perché sono aperte, ricorrendo alla loro esperienza pratica nella fornitura dei servizi, facendosi carico le città delle vulnerabilità, coordinando le diverse componenti delle comunità cittadine. Una ricerca pubblicata alla fine dell'anno scorso riporta che oltre 7 italiani su 10 sostengono il diritto d'asilo e ritengono che alle persone dovrebbe essere permesso di cercare rifugio in altri paesi tra cui l'Italia. I valori di ospitalità, accoglienza e solidarietà verso chi ne ha bisogno costituiscono una parte fondamentale dell'identità civica italiana, anche tra coloro che esprimono apprensione rispetto all'impatto delle migrazioni. L'Italia è e resta un paese solidale. In parallelo però, e non mi stanco di dirlo, è essenziale che la fiducia nei sistemi che governano l'asilo e le migrazioni sia ripristinata attraverso una gestione migliore e più efficiente dell'accoglienza e attraverso la cooperazione con altri governi europei. Limitare l'accesso all'assistenza, cancellare la protezione umanitaria, sono misure a cui abbiamo assistito che non risolvono e che anzi complicano, perché estromettono le persone dalle strutture di accoglienza, costringendole a vivere ai margini, là dove i rischi per loro e per il resto della società sono molto maggiori. Da un lato dunque la società civile, le istituzioni locali svolgono un ruolo importantissimo nel preservare l'accoglienza e difendere la solidarietà. Dall'altro assistiamo a una crisi di sfiducia nel sistema che gestisce flussi sempre più complessi. È una situazione alla quale, con alcune variazioni, assistiamo in molti paesi europei e anche altrove nel mondo. Ed è per questo motivo che 3 anni fa, nel 2016, l'anno dopo l'arrivo dell'ondata di rifugiati e migranti in Europa, gli Stati si sono riuniti a New York per decidere come rispondere insieme a questi fenomeni. Il risultato di queste deliberazioni, sancito da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata l'elaborazione di 2 compact o patti globali, uno sui rifugiati e l'altro sulle migrazioni. Entrambi, come sapete, sono stati adottati dalle Nazioni Unite in dicembre. Di questi patti si è molto parlato, a proposito e anche a sproposito. Il patto sui rifugiati ribadisce la Convenzione del 1951, in quanto strumento fondamentale di protezione dei rifugiati, in quanto documento che riflette ancora oggi valori universali e condivisi e allo stesso tempo strumento sempre pratico, pragmatico ed efficace di risposta ai flussi migratori, che rappresenta questa convenzione tanto gli interessi dei rifugiati quanto quelli dei governi e delle persone che li accolgono. Il patto, il Global Compact sui rifugiati, non è vincolante, ma indica e spiega una serie di misure volte soprattutto ad appoggiare i governi che accolgono il maggior numero di rifugiati, nello sviluppare politiche aperte e inclusive nei loro confronti. La tela di fondo, per così dire, è il principio che dei rifugiati sono responsabili tutti i paesi e non solo quelli vicini alle crisi. E il patto suggerisce anche una serie di misure pratiche per realizzare in modo concreto questa responsabilità collettiva, ciascuno secondo i suoi mezzi e le sue capacità. Il patto propone che le risposte alle crisi dei rifugiati vadano oltre gli schemi tradizionali dell'assistenza umanitaria fornita da alcuni stati attraverso il sistema ONU
e un numero limitato di ONG. Promuove un concetto molto più ampio, del quale giocano un ruolo importante le organizzazioni di sviluppo sociale ed economico, come la Banca Mondiale, il settore privato, le istituzioni locali, la società civile in tutte le sue componenti, incluso il mondo universitario. Abbiamo cominciato a sperimentare questo approccio in 15 paesi dell'Africa e dell'America Latina, con risultati molto incoraggianti. In questo senso il patto mira a riunire la solidarietà spontanea della società civile con quella organizzata degli stati, ricercando, ricreando un clima di fiducia attorno a questa problematica così difficile. Rispondere alle crisi dei rifugiati è alla nostra portata e trovare soluzioni è possibile. Il patto mondiale sui rifugiati è stato sviluppato parallelamente a un secondo compact che promuove invece un concetto di migrazioni meglio gestite, sicure, ordinate e regolari. È chiaro da quello che ho detto poco fa che i due patti, i due compact, in un mondo di flussi sempre più misti, sono distinti ma anche complementari. Per questo, mentre mi felicito per l'adesione e il forte sostegno dell'Italia al patto sui rifugiati, mi dispiace che lo stesso non sia accaduto per quello sulle migrazioni. Dal mio punto di vista è stato un errore. Pochi paesi, più dell'Italia, possono trarre beneficio da un rafforzamento della cooperazione internazionale in questo campo. Magnifico rettore, ho quasi finito, ma vorrei concludere ritornando a Milano e al Cardinale Martini. La tematica dei movimenti di popolazione, della gestione dei flussi, dell'accoglienza e dell'integrazione è straordinariamente complessa e difficile. Ho cercato di spiegarne alcuni aspetti, sottolineando come non sia impossibile affrontarli e anche risolverli. Spero di avere anche illustrato come, per riuscire a farlo, bisogna unire posizioni, direi quasi sentimenti forti, la solidarietà, l'apertura al dialogo, in altre parole l'umanità, a misure concrete, bene organizzate, frutto soprattutto di cooperazione internazionale. Nella Milano che io ho lasciato più di 30 anni fa per andare a fare il volontario alla frontiera tra Thailandia e Cambogia era arcivescovo Carlo Maria Martini, un uomo le cui posizioni già allora erano di ispirazione a chi di noi cercava orizzonti ampi, diversi, di confronto e di scambio. Erano appunto posizioni forti, ma che sempre, nel suo linguaggio così chiaro, univano l'ideale al pratico. Anche in questo connubio, lasciatemelo dire, così milanese, ma così significativo nel quadro più ampio del suo insegnamento pastorale e spirituale, Martini faceva luce. Il 6 dicembre di 30 anni fa, alla vigilia di Sant'Ambrogio, la festa di Milano, il cardinale pronunciò un discorso importante. Erano giorni, se ricordate, non tutti di voi, ma molti, erano giorni di trepidazione, di speranza. La cortina di ferro che aveva spaccato in due l'Europa per decenni stava crollando. L'arcivescovo, esortando Milano a essere, cito, luogo di accoglienza e segno di unità, citava proprio un passo di Ambrogio, tratto dal libro Sui doveri. E cito Ambrogio: quelli che escludono i forestieri dalla città non meritano certo approvazione. Ciò significa cacciarli proprio quando si dovrebbero aiutare. Le fiere non scacciano le fiere e l'uomo scaccerà l'uomo? Non sopportiamo che i cani stiano digiuni quando mangiamo e scacciamo gli uomini? Non c'è bisogno di aggiungere altro. Grazie.